quando entrerete nel dipartimento di matematica vi troverete davanti un nuovo mondo. Il calcolo che avete imparato alla scuola superiore si trasformerà, si evolverà nell'analisi matematica. La geometria non si occuperà più soltanto delle forme regolari e l'aritmetica si evolverà nell'algebra e poi ancora nella teoria dei numeri. Sarà un percorso impegnativo, ma un percorso di cui andrete fieri. Saremo al vostro fianco per farvi partecipare della lunga tradizione che ha la matematica pisana, da Leonardo Fibonacci fino ad arrivare ad Alessio Figalli, un nostro ex allievo che ha vinto una delle ultime medaglie FILS, massime onorificenze matematiche a livello mondiale. Il corso di studi in matematica a Pisa è un corso di studi esigente, difficile e profondo, che però dà grande soddisfazione proprio per questa sua profondità. I nostri studenti hanno un ottimo tasso di ingresso nel mondo del lavoro. Il tasso di occupazione ad un anno dalla laurea magistrale è del 96,6. Come numeri di ingresso abbiamo 150 iscritti circa al primo anno della triennale e circa 65 al primo anno della magistrale. Questi numeri indicano che durante il percorso di studi gli studenti possono conoscersi, lavorare insieme e superare insieme le difficoltà. Questo crea dei rapporti di fiducia, di amicizia forti che durano anche tutta la vita. Ed è un po' la forza anche del nostro corso di studi. Fin dai primi giorni del corso di laurea in matematica, gli studenti si trovano di fronte a sfide complesse, dovute al fatto che la matematica universitaria richiede doti che non sono sempre messe alla prova nel corso di studi superiori. Spingiamo molto l'attenzione degli studenti alla capacità di ragionare, di seguire dimostrazioni ipotetico-deduttive, alla capacità di utilizzare un linguaggio specifico astratto. Qui a Pisa pensiamo di riuscire a far superare queste iniziali difficoltà a tutti gli studenti. Questo grazie all'aiuto dei docenti in primo luogo, ma anche direi soprattutto grazie alla possibilità di far incontrare gli studenti tra di loro. Il primo mese è stato, molto traumatico, però poi piano piano ho iniziato a studiare con altri. Riuscire a capire le cose per me all'inizio era una soddisfazione incredibile, quindi anche solo riuscire a seguire una lezione o tornare a casa a studiare e dire ho capito questa dimostrazione, ho capito il teorema, riuscire a vedere uno schema nelle cose che si studiavano. La matematica è bella perché attraverso la matematica si riesce anche a parlare con gli altri ad un livello più profondo. E senza questo lato sociale non credo che mi appassionerebbe così tanto. Insomma, questa sorta anche di sfida che mi ha lanciato la materia mi ha portato a coglierla e a mettermi alla prova, ecco. E te invece? Anch'io ho fatto lo stesso ragionamento perché ho detto quella è l'unica cosa che di sicuro non guarderò mai da solo, a meno che non sia obbligato, la matematica. Studiare
studiare matematica a Pisa significa poter usufruire di numerose opportunità internazionali. Abbiamo stretto accordi con varie università europee ed extraeuropee e questo significa che i nostri studenti possono trascorrere un periodo di studio o di tesi all'estero e incontrare studenti internazionali che vengono a Pisa. Del resto la matematica è un linguaggio universale.